Guattai a tutti, ciurme, benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Gris. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ricordatevi ragazzi che il vostro sostegno con i pollici in su è assolutamente fondamentale affinché le serie proseguano, per cui non vi dimenticate di spolliciare. Ed eccoci qua finalmente di ritorno, dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto dei momenti veramente intensi, emozionalmente parlando, con questa piccola perla che è Gris, e quindi io sono veramente molto impaziente di proseguire, per cui andiamo avanti ragazzi senza perdere troppo tempo. Accompagniamo la nostra carissima Blu ancora in questa incredibile avventura, per cui andiamo e vediamo un pochettino dove andremo a finire. Sono ritornate ragazzi ad essere presenti queste costruzioni, questa sorta di edifici che hanno cambiato un pochettino la loro forma. Vediamo che hanno queste cupole ragazzi, tipo stile un pochettino rosso sembrerebbe. E la musica, come sempre ragazzi, non si smentisce mai, si mostra sempre in tutta la sua meravigliosa bellezza. Oh mio Dio, è tipo... No, vabbè, sono tipo quelle luci a sensore, che spettacolo, che quando passi si accendono. No, vabbè, raga, ma come fa... Cioè, no, veramente, mi dovete spiegare come fa questo gioco a continuare a stupirmi ogni santa volta. Per cui non dobbiamo andare di là perché non ci arriviamo, ragazzi, ma se saliamo di qua ci arriviamo, sì. Per cui saltiamo ed ecco qua. Ma che meraviglia è? Andiamo avanti. Cioè, se mi dovessi soffermare ogni volta, ragazzi, a commentare i nuovi elementi presenti, i nuovi elementi meravigliosi, scusate, ho messo presenti in questo gioco, staremmo qua veramente le ore. Ragazzi, veramente le ore. Che meraviglia, come sempre. Allora, andiamo su e su. Opla! Grazie alle nostre amiche farfalle. Andiamo di qua, scendiamo. E stanno iniziando ragazzi a mischiare spesso, tra virgolette, gli elementi che abbiamo incontrato fino ad ora del gioco. Nel senso, elementi d'acqua, elementi d'aria. Infatti lì abbiamo di nuovo le farfalle ragazzi. E la luce serve a farci vedere che in qualche modo, ok, possiamo infatti arrivare anche di qua. Le farfalle si vedono, wow. Cioè, pure questo dettaglio di mettere l'acqua tipo al contrario. Eh no, incommentabile. È incommentabile. Cioè, io d'ora in avanti, ragazzi, continuerò a dire sempre incommentabile. Cioè, quando non saprò cosa dire, ovviamente, ragazzi, incommentabile sempre nel senso positivo del termine. Nel senso che è, cioè, così meraviglioso che non si sa più che sorta, insomma, di commenti fare. Per cui di là c'è la colonna. Di qua c'è la colonna, però noi siamo così magici da poter nuotare anche all'interno della cascata. Ma che dettaglio è? Che dettaglio è, ragazzi? Non... veramente, cioè, sono finite le parole. Per questo dico incommentabile. Cioè, non sappiamo più cosa dire per descrivere la magnificenza di questo gioco. Ok, qua... si spacca tutto, ragazzi, lo sentiamo anche dal suono che ha fatto. Per cui, boom, ci buttiamo giù, andiamo di qua. Proseguiamo il nostro cammino. Avevamo detto, ragazzi, che siamo riusciti a dedurre, ovviamente, che i colori sono legati alle varie emozioni. Per cui adesso, ragazzi, siamo in un abisso blu. Quindi di tristezza che si mischia a questi elementi neri di oscurità. Quindi secondo me siamo nella profondità della tristezza, ragazzi. Cioè sarebbe a dire probabilmente nella depressione, anche nella disperazione. E che dire di tutti questi ambienti, ragazzi. Possiamo nuotare appunto dentro la cascata, non ce ne dimentichiamo. E hop, rispuntare. Oh, sti quadrati sono fatti d'acqua. Mamma mia, raga, ma cioè... ma cosa... di cosa... no, serio. Io vi dico, ragazzi, cioè, ma...
Cioè, di cosa stiamo parlando? Che stiamo saltando da un cubo d'acqua all'altro così, saltando anche in aria. Cioè, spettacolare. Credo che l'unico termine che si possa usare, gli unici termini che posso usare d'ora in avanti saranno, ragazzi, incommentabile e spettacolare. Cioè, non voglio perdermi più in tante altre parole perché significherebbe essere assolutamente e orribilmente ripetitivi. Guardiamo qua se possiamo spaccare qualcosa. Ok, qua niente, ci si blocca la strada e suppongo che succederà la stessa cosa anche di qua. Vediamo un po'. Ok, infatti sì. Per cui continuiamo la nostra avventura attraverso questa cascata. E opla! Oh, i lucci si uniscono al firmamento. Mi chiedo se queste stelle, ragazzi, stanno formando una qualche sorta di immagine, di simbolo. Non lo so. Continuo a rimanere senza parole di fronte a tutta questa magnificenza. Cioè, poi ragazzi, guardiamo comunque i dettagli, per esempio, di questi ambienti. Cioè, le piante, le costruzioni, le decorazioni. Cioè, ma che altro possiamo dire? Se non ripetere per altre 10.000 volte le cose che abbiamo ripetuto già per 10.000 volte, ragazzi. Allora, io di qua non mi butterei, sinceramente. Non farei questo grosso errore, anche se è probabile dobbiamo continuare di là. Perché, ragazzi, qui a destra ci sono delle farfalle. E voglio effettivamente vedere dove mi conducono. Vediamo un po'. Oh, di qua pure possiamo andare, attenzione. Immagino che ci sarà data la possibilità di buttarci forse pure da qui. Mamma mia. Ma quanto è esplorabile sto posto. Ok, qua la strada sarà sbarrata, infatti, probabilmente. Cioè, andiamo. Andiamo dalle nostre amiche farfalle e vediamo dove ci conducono. Opla! Queste colorazioni sono spettacolari, ragazzi. Cioè, è vero, siamo in un mondo blu, ma guardate quante tonalità di azzurro, di blu ci troviamo di fronte, ragazzi. Tante! Ed è spettacolare anche questa variazione. Ok, qua possiamo continuare a salire. Allora immagino che non fosse un'opzione buttarsi di là. Quanto pare no. Una scala, ragazzi. Da notare che adesso, prima, ragazzi, ci siamo immersi negli abissi più profondi della nostra tristezza. Adesso è probabile che stiamo provando in qualche modo a risalire. Qui c'è una luce che, guarda caso, probabilmente ci condurrà ancora più su. Quindi è probabile che questa, ragazzi, sia la metafora del fatto che stiamo provando a risalire dagli abissi della nostra profonda tristezza. Questo possiamo romperlo? Ok, sì, immaginavo. Ancora più su. E ancora più su. Perfetto. Questo possiamo romperlo? No, ma possiamo andare su. Wow. Sono bellissimi sti colori, raga. Non so come fa a lasciarmi sempre così tanto senza fiato. Attenzione, perché la colorazione sta cambiando. Io penso che bisogna notare questi aspetti, questi cambiamenti. Il blu si è mischiato un po' al rosso, quindi magari vuol dire che un po' l'umore, le emozioni della nostra protagonista stanno variando, magari verso un'altra strada. Oh, le farfalle sono diventate dorate. Ci buttiamo? Ci buttiamo. Ok. Questi effetti visivi, cioè, ragazzi, da spezzare il fiato. Cioè, ma io... sta diventando tutto buio. Ok, questa cosa non l'avevo notata.
Perché sta diventando tutto buio? Oddio, non mi dire che l'oscurità sta per mangiarci vivi. Vuol dire questo? Oh, merda. Ok. Continuiamo ad andare su, ma... Dove vado? Ok, salto di qua. Perfetto. Più semplice di così si poteva morire, giocherina. Sveglia! Ok, mi ha appena salvato la partita. Di solito, ragazzi, i salvataggi automatici non sono un buon segno. Ok, qua spacchiamo tutto. Perché magari vuol dire che qualcosa sta per succedere o qualcosa sta per cambiare. Che meraviglia! Tutto, tutto, accidenti. Queste sono delle farfalle tipo intrappolate, ma possiamo portarle con noi. Wow. Ok, o le une o le altre, ok. Ah, ok, ricordiamoci che... Ok, di qua non possiamo andare, perfetto. Per cui suppongo che potremo andare solo in alto. Che appena usciamo... Opla! Perfetto. Dall'acqua dobbiamo sfruttarle subito per darci uno slancio. Ancora più su. Però, ragazzi, il fatto che i palazzi, gli edifici, le costruzioni siano al contrario, è vero che stiamo ascendendo, ma comunque ti dà come l'impressione che effettivamente non stai andando su, ma stai andando giù. Cioè, è... È tutto pazzesco. Accificchia. Ok. Continuiamo. Oh! Cioè, raga, io non... Veramente, non so più come esprimere la meraviglia che provo guardando questo gioco. Qualsiasi cosa di questo gioco è così dannatamente bello. Non so come siano riusciti, ragazzi, veramente a pensare e riuscire a fare una cosa così bella. Ok, mi ha salvato la partita. Ah, possiamo spaccare qua, non ci sto facendo caso. E andiamo. Da notare, appunto, ragazzi, che hanno incominciato ad esserci degli elementi dorati. E quindi magari questo significa qualcosa. Oh, mi aiuti? Mi aiuti a salire? Seguimi. Ah, ok. Mi illumina la strada, ragazzi. Questo significherà qualcosa. Che c'è una piccola luce, magari nell'oscurità, che ti mostra la via. Cioè, sono bellissime anche queste metafore, ragazzi. Oddio. Ma quanto può essere bello. Ok, qua possiamo spaccare quest'anfora, ragazzi, credo. Per liberare le nostre amiche farfalle, infatti. Perfetto. E... Però adesso... Non so se ce la fa... No, non ce la faccio, infatti, ad arrivare di là. Qualcosa dovremo pur fare. Però devo un attimo capire che cosa. Ah, ok, perfetto. Ci mostra la strada di sopra. Per poter raggiungere finalmente. Ah, io penso di poter andare da quelle farfalle. Scusate, ragazzi, a volte non dico niente, ma mi perdo ad ascoltare la magnificenza di queste musiche. Io provo ad andare di qua, perché ci sta mostrando la via in alto oppure di qua. Ok, qua da dove siamo arrivati. Mi sto a perdere qualcosa. Madonna santa, che posso fare? Aspettate, ragazzi. Perché se tipo colpisco il boccino d'oro, cioè tipo con l'opzione masso, sembrerebbe che tipo se si spaventano, ragazzi, si spengono. Per cui magari questo dettaglio. Allora, perché vediamo, ragazzi, che qua si crea questo edificio se c'è il boccino d'oro. Ma se io dovessi spaventarlo e quindi si dovesse spegnere, l'edificio sparirebbe. Quindi magari potremmo cadere sulle farfalle? Oh! Sì, ok. Per una volta. L'ho pensata giusta. Oh, ci servono due luci, ragazzi, per poter salire qui. Quindi andremo prima a destra e vediamo che cosa abbiamo. Dove?
possiamo trovare appunto i due lucci che ci servono. E vediamo un po'. Allora, qua c'è dell'acqua, qua c'è dell'acqua, c'è dell'acqua dappertutto, sembrerebbe. Però ci deve essere un modo per salire, credo, no? Ah, mi sono portata dietro le farfalline, ragazzi. Non è certo qua che devo andare perché lì è tutto chiuso. Perché probabilmente devo salire direttamente qui. Ta-da! Voilà! Ok, perfetto. Andiamo ancora più su. Ok. E suppongo che siamo sulla strada giusta per trovare almeno il primo Lucci, almeno mi auguro. Andiamo un po' andando di qua, non credo che possiamo procedere perché qua è troppo... Ah, aspetta, sì, come no? Possiamo? Oh, ah no, avevo visto bene allora, ok. Perfetto, come non detto. Torniamo su. E qua possiamo salire, qua possiamo... Oh, mannaggia, se magari facessi doppio salto. Scusate ragazzi, ma... Non so che mi si è messo in gola. Ok, wow. Andiamo su. What the fuck? Cadiamo. Ragazzi, infatti ci sia un mondo al contrario. È assolutamente incredibile. Oh mio Dio, siamo a testa in giù. Oh mio Dio, siamo pure a testa in giù, ragazzi. Oh, sta cosa mi sta restabilizzando un attimo. Aspettate un secondo. Perché devo entrare nell'ottica che sto a testa in giù? Mamma mia. Cioè, ma che spettacolo. Allora, di qua non possiamo andare. Però posso saltare qui e sfruttare le farfalle. Benissimo. Ah, praticamente sta linea è come se fosse una linea di confine. Praticamente tipo tra il dritto e il rovescio. Una roba del genere. Spettacolo. Hop! Eccolo là, infatti. Wow. Ma di che cosa stiamo parlando? Incommentabile. Oh! No, devo saltare, aspettate. Perché sono talmente presa da tanta magnificenza che non so più cosa dire. Ah, qua possiamo spaccare e andare giù. Perfetto. E continuare di qua. Ecco qua. E... Oh! E ma come faccio? Ah no, però va al contrario. Vediamo un po'. Ah, c'ho le farfalline qua, non le avevo viste. Ma che cazzo? Giocherina, svegliati. Ok. Perfetto. Io direi di procedere verso sinistra perché suppongo che sia quello che dobbiamo fare. Solo che ragazzi abbiamo fatto un bel po' di strada. Non abbiamo incontrato alcun Lucci. Anzi, uno qui ce n'è, ma non possiamo raggiungerlo, almeno per ora. Per cui... sfruttiamo ragazzi le farfalline per saltare qui. Ecco qua. E andare di qua, suppongo. Perfetto, abbiamo ancora le farfalle. Dovremmo essere abbastanza rapidi, ma non so come. Per arrivare dall'altra parte. Ok, allora un motivo ci deve sta. Mi dovrò dare lo slancio in qualche modo. Oh, però se giro, giustamente vado di sotto di qua. Certe volte non è facile quanto sembra, ragazzi, eh. Come ci arrivo di là? Ok, le farfalle mi seguono fino a qua, aspettate. Il punto è che comunque uscendo dall'altra parte, ragazzi, andremo giù. Quindi devo essere talmente rapida da sfruttare comunque le farfalle di regola dall'altra parte per tirarmi verso su. Vediamo. Ok, sì, 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 il concetto è quello. Il concetto è quello, perfetto, ci sono. Per cui si tratta solo... Oh, le farfalle prima mi avevano seguito qua, eh. Non voglio sentire storie di niente, per favore. Ma che cazzo? Ok, bisogna essere talmente rapidi. Perfetto, proviamoci ragazzi di nuovo. Mannaggia, continua a colpire la punta. L'hanno messa apposta i pezzi di merda. Oh, sì, sì. Ok, 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 ok. Fermiamo un attimo l'entusiasmo. Tac. Oh, 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 ok, 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 sono qua a posto. Il primo Lucci è andato e ci buttano direttamente di nuovo di qua. Per cui non abbiamo dovuto rifare tutta la strada a ritroso. Scendiamo con molta leggiadria di qua. E adesso andremo, ragazzi, verso sinistra. Per trovare il secondo ed ultimo Lucci che ci serve.
Vediamo se anche da questa parte le cose le avranno rese un pochettino enigmatiche, diciamo così. Comunque sono presenti vari elementi, ragazzi. Elementi dorati, elementi rossi, bordeaux, quello che è. Elementi verdi anche, elementi delle piante. Quindi non c'è una sola tonalità di colore. Quindi è come se fosse un miscuglio di varie emozioni che prima magari si vivevano da sole. Quindi è come se all'inizio era rosso, ragazzi. Rosso sarà il colore della rabbia. Quindi all'inizio si era arrabbiati. Poi era diventato verde, se non sbaglio, quindi magari era un sentimento un pochettino forse di arrendevolezza. Poi è diventato blu, quindi elemento di tristezza misto a nero, quindi secondo me, ragazzi, c'entra assolutamente la depressione. E adesso è un miscuglio di sentimenti. Quindi è come se fossimo subentrati in una fase in cui si sta cercando di assimilare forse tutte insieme queste varie emozioni. E sono elementi, ragazzi, a cui bisogna ovviamente far caso, perché non è che questi colori sono messi qua totalmente random. Assolutamente no, è stato fatto apposta per farti capire che appunto adesso l'emozione non è solo una, ma la nostra protagonista sta vivendo un turbinio, un insieme di emozioni, forse per cercare di assimilarle tutte quante, magari. Per cui andiamo su e opla! Incomincia di nuovo, ragazzi, la cosa a testa in giù. Vediamo un po' dove ci buttiamo. E che non so se devo andare di qua o di là. Questo è sempre il grandissimo dubbio che mi attanaglia, purtroppo. Quindi opla! Devo continuare ad andare su al contrario, diciamo così, o che cazzo lo devo fare? Quindi proviamo ad andare di qua. Ragazzi, vi giuro, questa cosa al contrario mi destabilizza un poco. Vabbè, comunque qua a quanto pare per ora non possiamo fare nulla. Non di qua, ragazzi, ci riprovo ma non ci arriva. E il punto è adesso come... Ah, se salto da qua invece sì, potevo andare ancora più su. Che stupida! Ok, qua torniamo nella normalità. Ma qua da dove siamo arrivati? Oh, oh, attenzione, si cambia di qua, di là. Oh, 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 oh. Ok, qua dovevamo essere più rapidi. Ok, perché il cambio era più rapido. Ok, se qua si salta si va di là, se qua si salta si va di qua. E... no, cazzaro, la miseria. Ah, un eccesso o un altro, accidenti. Perfetto, proviamo di nuovo. Uno, due... E cazzo, però non mi ha saltato, ragazzi, perché giustamente se sta facendo il cambio, come fa a darsi lo slancio in più? Capite che vi voglio dire? Credo che sia una cosa impossibile da fare, eh? O so troppo tonta io, cosa molto probabile invece. E vabbè però. E vabbè però, sveglia giocherina, che cavolo. E cazzo, ce l'ho fatta. È possibile devo stare 4 ore a fare questa cosa così elementare che non riesco a fare? È che non voglio perdere la pazienza, ragazzi, in un gioco così bello e poetico. Oh, ecco fatto, era così difficile, caspiterina. E che diamine. Madonna santa, sembrava mi stessero chiedendo la luna. Ok, lì c'è il prossimo Lucci. Ma... ok, allora, qua possiamo salire, aspettate. Ok, perfetto. E andiamo su. Ok, acqua, perfetto. Credo di dover andare di qua. Però abbiamo le farfallette, ragazzi. Ma qua non possiamo uscire. Di qua non possiamo uscire, per cui siamo obbligati ad usarle in qualche modo di qua. E ho paura a scoprire come, sinceramente, infatti me le so perse. Proprio grandioso. Ecco, di nuovo. Ma cazzarola, oh, possibile che non riesco a fare queste cose così semplici, ragazzi? Cioè, a coordinare... no, che cazzo... ah, ho fatto bene. Ok, perché la luce è come... oh! Oh, ok, 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 chiaro, chiaro, chiaro. È come se la luce, ragazzi... è vero, me ne sono accorta adesso, rendesse visibili gli edifici, le costruzioni, così da poterle rendere utilizzabili. Ok, ok, quindi devo raggiungere la luce in qualche modo per far sì che
Questa renda visibile l'edificio così da poterlo sfruttare prima che scompaia per arrivare qui. Perfetto. Voilà. Spacchiamo questo, prendiamo l'ultimo luci finalmente. Ed eccoci già qui, impaziente ragazzi, all'ennesima potenza di vedere cosa succederà adesso che utilizzeremo questi due luci. Pronti? È un potere? Come di un potere? Finalmente ho recuperato la voce. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dobbiamo solo capire come sfruttare questo potere. Fermi tutti, perché non mi è chiarissimo quello che possiamo fare. Possiamo far tipo fiorire, ragazzi, le piante, i fiori, quello che è. Quindi questo anche sarà ovviamente un simbolo. Ah, eccoli, sì, sono questi che sono chiusi. Ragazzi, cioè ditemi come riesco, com'è possibile riesco a commuovermi ogni volta. Com'è possibile che questo gioco riesca a commuovermi con degli elementi così semplici. È come se il canto rappresentasse una sorta di rinascita, diciamo così. Ma qua non ci arrivo manco se me sparo, però scusate. Rappresenta una sorta di rinascita. Ok, 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 ok. Si trattava di darsi uno slancio giusto, ragazzi, nella giusta direzione. Come sempre io parto in quarta. Incommentabile. Allora, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Il tempo a mia disposizione per oggi purtroppo è finito, ma incommentabile. Assolutamente incommentabile. E questo è un simbolo. È come se recuperando la propria voce, perché ci ricordiamo, ragazzi, che a inizio gioco aveva perso la propria voce, potesse tornare a rinascere in qualche modo. Quindi probabilmente vuol dire che magari parlando, tra virgolette, in questo caso usano il canto perché fa un altro effetto, ovviamente metaforico, però magari riuscendo a parlare probabilmente si può andare incontro ad una rinascita. Io lo interpreto così, probabilmente l'interpretazione è sbagliata, ma questo simbolo deve voler significare questo: rinascere, poter riprendere vita in qualche modo, perché le piante, i fiori, ragazzi, che fioriscono, che crescono, rappresentano la vita fondamentalmente, quindi poter riprendere vita. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!